Radio Circuito 29 presenta Appuntamento al cinema. Le uscite cinematografiche in collaborazione con il settimanale Reporter. Finalmente inizia un weekend e allora andiamo al cinema per scoprire le uscite legate a questo weekend e lo facciamo come sempre con il nostro esperto in studio, con Nico Biagianti. Buongiorno e benvenuto. Grazie Michele, buongiorno a tutti. Allora, so che sono tantissime le pellicole in uscita, noi abbiamo scelto chiaramente le più belle, quelle che meritano appunto di essere citate. E con che cosa partiamo oggi? Con American Assassin, Michael Keaton, rilanciatissimo dopo il capolavoro di Natalie Portman, è l'assoluto protagonista poi di questo film tutta tensione, tratto da un famoso bestseller di Vince Flynn, edito in Italia appunto come L'assassino americano. È la storia triste di un giovane studente che perde la fidanzata durante un attacco terroristico, poi per vendetta si arruola nella CIA, dove subisce un duro addestramento per poi essere arruolato a fianco di una vecchia volpe, Michael Keaton appunto, in una missione segretissima, pericolosissima in Medio Oriente. Scenario, terrorismo, brividi, ritmo alto, un film che si interroga poi sul grande male dell'Occidente senza approfondire troppo, ma badando molto allo spettacolo e al grande pubblico, una grande produzione USA che vi incollerà alla sedia da vedere. Perfetto, un film al cardiopalma, oserei dire. Sì, assolutamente. Seconda pellicola. Detroit, e questo è davvero davvero bello, dalla regista Kathryn Bigelow, una delle migliori in questi ultimi 20 anni. Ecco, un film che si interroga sul razzismo in America, la storia delle rivolte sanguinose del 67, quando a Detroit ci fu un vero e proprio massacro della polizia in cui ci furono poi 3 morti, ma quella rivolta è l'inizio di una lunga marcia che scosse le coscienze degli americani fino a giungere di lì a poco a una società più giusta, meno razzista. Un documentario forte, toccante, magistrale per la regia, per le tematiche trattate, un film spettacolare che fa riflettere poi su un problema di cui non ci siamo poi liberati, cioè la violenza e il razzismo, assolutamente da vedere. Perfetto, allora dai, un'altra pellicola. Volentieri. Flatliners, linea mortale, copia sputata del film Linea mortale di Schumacher del 1990, quello con Julia Roberts e Kiefer Sutherland. Questo Flatliners ci riporta l'atmosfera horror soprannaturale a cavallo tra la vita e la morte, perché è un quintetto di studentelli spavaldi e geniali, trova il modo di superare il confine tra la vita e la morte, ma niente di tutto questo è indolore, anzi i danni dei giovani provano una volta tornati al mondo normale, non solo di natura fisica ma anche ultraterrena. Quindi che succederà a questo gruppo? Suspense, sobbalzoni che fanno fare i salti di mezzo metro sulla poltrona, non certo un capolavoro, ma per gli amanti del genere un film da vedere, e per gli altri, se andate al cinema con la voglia di brividi, questo è il film giusto. Allora, chi volesse comunicare con te di cinema, diamo le coordinate. Più che volentieri, nico.biagianti@gmail.com. Ti regalo un biglietto, cosa vai a vedere? Sicuramente Detroit, che è una grande opera, coraggiosa e rigorosa, un film di impegno sociale che vi farà riflettere. Perfetto, grazie al nostro Nico Biagianti. Grazie a te Michele, buon cinema a tutti. E così termina anche la mattinata, quella targata Radio Circuito 29. Vi auguro un buon weekend. Noi, se lo vorrete, ci ritroveremo lunedì mattina, come sempre, alle 9:10. Ciao a tutti!